Il Super Nintendo era ancora popolare, ma era verso la fine della sua vita. E anche se era appena uscito un giocone come Killer Instinct, che era un gioco stratosferico e dalla grafica pazzesca, e stava anche facendo molto successo nelle sale giochi, la mancanza del 3D nel gioco iniziava a farsi sentire. Ed è così che il Nintendo 64 portò la tridimensionalità nelle nostre case. Il Nintendo 64 uscì con un hardware impressionante. Aveva un chip coprocessore di realtà che di solito si trovava soltanto nei computer di ultima generazione, che normalmente per avere un chip del genere sui computer avresti speso almeno un milione e mezzo. Tuttavia questo ben di Dio di hardware fu integrato nel Nintendo 64 al solo costo di 500.000 lire da noi, mentre in America costava meno, tipo sui $300. Nintendo investì molto sull'hardware e anche la decisione di rimanere con le cartucce anziché con i CD fu una scelta per loro molto impopolare per l'epoca, ma che si rivelò veramente propizia. E adesso vi spiego il perché, ma prima benvenuti nella mia cazzissima cameretta. In questo video vi parlo di come è stato piratato il Nintendo 64. Hello! Tuttavia per Nintendo il problema principale era quello della pirateria sul Super Nintendo. Lo SNES era piratatissimo. Infatti era facile comprare un duplicatore di dischi come l'MGD2 o il Super Wild Card. Bastava collegarlo usando un floppy disk, andare al Blockbuster o qualche noleggio, noleggiare il gioco, copiarlo e metterlo su dischetto. Quindi proprio era una roba semplicissima. Sia il NES che lo SNES utilizzavano un sistema chiamato CIC. Praticamente dentro alla cartuccia originale del gioco e nella console c'era un chip che doveva comunicare insieme, e se comunicava il gioco partiva. Semplicissimo, ma bastava disattivare il chip perché la console potesse leggere qualsiasi gioco pirata. Il chip non era l'unico sistema antipirateria, perché Nintendo aveva aggiunto anche l'SRAM, però era sempre un sistema facilmente aggirabile e fu aggirato. Ma questi furono piccoli deterrenti per gli hacker, infatti vennero subito aggirati e i giochi giravano dampati in tutti gli FTP del mondo. E allora voi dite, ma come mai Nintendo ha messo il CIC anche nel Nintendo 64 se questo sistema era facilmente aggirabile? Nintendo nel 64 non mise solo il CIC nudo e crudo, cioè questi due sensorini che uno nella cartuccia e uno nella console comunicavano e funzionava. No, perché Nintendo aggiunse anche il PIF. In pratica il PIF era come il CIC, ovvero nella cartuccia del gioco c'era il CIC, ma il PIF non era soltanto colui che comunicava col CIC della cartuccia e gli dava l'ok, comandava anche per dire le periferiche, faceva funzionare i comandi, faceva partire la scheda video, quindi se qualcosa andava storto non partiva proprio tutta la console. Quindi gli hacker non potevano disattivare il PIF, perché disattivando il PIF disattivavi molte più cose, non solo l'antipirateria. Quindi era una soluzione nintendosa molto intelligente. Ovviamente i pirati ce la fecero lo stesso a piratare i giochi, infatti tutte le cartucce tipo l'Overdrive 64 che riuscivano a fare questo, queste cartucce pirata, all'interno avevano il CIC, ma avevano un CIC originale di una cartuccia originale. Quindi per creare una cartuccia pirata serviva anche un gioco originale, e di solito venivano presi i giochi che costavano meno, perché almeno gli prendevi il cippetto, non andavi a prendere il gioco quello più costoso. Ma era una soluzione che non piaceva tanto agli hacker, perché stavi piratando ma usando una cartuccia originale. Quindi tu dovevi comprare una cartuccia originale, e quindi tu di fatto a Nintendo stavi comprando il gioco originale. Poi che gioco sia, quello è un altro discorso. Poi Nintendo, per rendere la vita ancora più difficile agli hacker, mise in questi CIC 5 codici diversi: il 6101, il 6102, il 6103, 4 e 5. Quindi non tutti i giochi funzionavano con lo stesso codice. E allora cosa facevano i pirati? Creavano queste cartucce pirata con il codice quello più comune, ovvero il 6102. Ma se tu volevi giocare a Star Fox 64 che utilizzava il CIC 6101, non funzionava. E allora dovevano creare cartucce apposta con i codici giusti, ma bisognava anche capire il gioco quali codici usava, e c'erano dei giochi rari che usavano il 6105. Come qualsiasi programma o console, anche il Nintendo 64 ha una posizione di memoria dove inizia il processo di avvio, chiamata entry point o il boot vector, situata in una specifica posizione esadecimale. Per aggiungere ulteriore complessità
complessità, due varianti del chip CIC avrebbero ricollocato questo entry point come una misura di sicurezza aggiuntiva. Come ai tempi del Super Nintendo, il chip di blocco CIC non era sempre sufficiente per alcuni sviluppatori. Ad esempio, Rare aggiunse controlli di sicurezza aggiuntivi ai giochi. La Rare, una famosa casa di sviluppo famosa per aver fatto dei giochi bellissimi, aggiunse anche un CIC particolare, un chip usato da pochissimi altri giochi. Ad esempio, in Jet Force Gemini il gioco si avviava e funzionava, quindi vi dava anche l'impressione di funzionare, però il personaggio camminava lento, quindi non poteva correre e non aveva le armi, quindi voi avevate un gioco inutilizzabile, perché per passare i livelli, per andare avanti, bisognava sparare, saltare, andare avanti. Invece in Donkey Kong, quando sentiva che voi avevate una cartuccia pirata con il CIC 6102 ma lui cantava 6105, così a caso durante il gioco, non all'inizio, vi cancellava tutti i dati di salvataggio, ovvero voi vi ritrovate la cartuccia pirata senza niente dentro. Io questa cosa del CIC la trovo veramente geniale, perché a me piace programmare. Ho programmato giochi, ho programmato GTA Mafia City quando ero un ragazzo, il gioco in fase embrionale, però magari lo pubblicherò da scaricare, è un eseguibile, è un mappazzone di cazzate che avevo in mente all'epoca, però secondo me è molto divertente. Magari ve lo metto il link in descrizione, non so, adesso ci penso. Voi avevate questo chip, cioè il CIC dentro, che una volta messo nella console comunicava. Ho il Nintendo 64, ma ce l'ho nascosto da qualche parte in casa, ho la roba sopra la panca, non riesco a tirarlo fuori. Questo era un gioco normalissimo che aveva il 6102, quindi questo potevi piratarlo, però ovviamente i giochi, quelli speciali, ve lo mettevano nel di dietro. Grazie a questi sistemi, comunque, la pirateria per anni nel Nintendo 64 andò liscia come l'olio, senza particolari intoppi da parte di Nintendo. E quindi, anche dopo 20 anni, gli hacker non riuscirono completamente a sconfiggere il chip CIC. Anche se il Dottor 64 e l'Everdrive 64, il nome di due modifiche importanti del 64, utilizzavano questo sistema dei codici e quindi qualcosina combinarono, però non fu mai ben capito. Perché? Come funzionava l'hackeraggio di un sistema tipo il CIC? Prendono una cartuccia originale del Nintendo 64, attaccano un adattatore che serve a immagazzinare i dati e fare da tramite, questo adattatore lo attaccano alla console e quando la console e la cartuccia comunicano, loro grazie a questo adattatore si salvano in un file log i dati che loro si scambiano e riescono a capire cosa si dicono i due circuiti. Il problema però del CIC è che i file log che restituivano queste cartucce erano tutti decriptati e solo il CIC poteva capire cosa diceva. E solo nel 2010 gli hacker, grazie a tecniche di decapping, a capire cosa c'era scritto nel CIC. Praticamente viene tolto il rivestimento del CIC, i ricercatori scoprirono che i chip CIC e PIF contenevano processori Sharp SM5 a 4 bit. Questi microprocessori comunicavano tramite un flusso di dati casuale che rendeva difficile appunto il dump diretto del codice. Perché comunque il chip che c'era dentro non è stato inventato da Nintendo, è un chip appunto Sharp che esisteva in commercio, quindi gli hacker sono andati a reperirsi un chippetto simile che scambiasse i 4 bit di dati simili e quindi ci hanno capito un po' di più. E dopo un po', nello stesso anno, gli hacker finalmente scoprirono esattamente come funziona questo CIC e finalmente potevano creare cartucce Everdrive senza l'utilizzo di un file CIC originale, cioè senza dover sbudellare una cartuccia originale ogni volta, che non era poca cosa, perché le cartucce non è che sono CD, cioè non è che trovavi giochi a 5 euro nell'epoca del Nintendo 64, i giochi costavano 130.000 lire, 150 in America sono stati 100 dollari, 150, quindi tu dovevi trovare magari sì un gioco Scraus, ma 50-60 euro non te li toglieva nessuno e tu stai creando una cartuccia pirata che dovrebbe costare quasi zero, quindi non ci siamo quei discorsi. Ma grazie a questa decriptazione, questo decapping avanzato, riuscirono a creare cartucce Everdrive senza bisogno di un CIC originale e crearono la cartuccia definitiva chiamata Ultra CIC, proprio per sottolineare quanto avessero bypassato il chip CIC. Grazie a questa scoperta gli hacker potevano mettere tutti gli homebrew del mondo, tutti i giochi del mondo, insomma. Il Nintendo 64 era stato finalmente sconfitto grazie appunto a un decapping avanzato. Gli hacker sono dovuti arrivare proprio a livello base, al sottostrato base della cartuccia, scorticandolo per capire come funzionasse, non solo a livello software o trovando bug come nella PSP del salvataggio, trovi la RAM che si riempie, che è geniale questo, quindi vuol dire che Nintendo aveva fatto le cose fatte
molto ma molto bene. Questa storia del Nintendo 64 per me è veramente affascinante, perché la PlayStation 1 e le altre console che usavano i CD avevano altri discorsi, altri problemi per gli hacker, per piratare. Invece qui è tutto a livello chip, è tutto a livello di elettronica, di microcircuiteria. Beh, neanche tanto micro, perché se voi le aprite, cioè i chip di adesso, c'è un processore, mentre una volta doveva essere un processo, ma vabbè, per i tempi era ottimo. Ed è questa cosa mi apre la testa, l'hardware unito al software, il software che deve funzionare all'unisono con l'hardware. Io lo trovo geniale, sì o no ragazzi? Questo video termina qui, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video, ovviamente mettete pollice in su e ditemi quali console di cui volete sapere la storia di grandi pirataggi e hackeraggi. Okay, just loose, good. Just relax, you're gonna feel a little pop. Okay, good. And breathe. Just relax, take a deep breath. Breath, okay. Nice. Breath and... Epic! Yes!